Oggi ci troviamo alla sala dell'armistizio, esattamente a Palazzo Vescovile, dove verrà presentata un'acquisizione di libri del Seicento del vescovo Juan Caramuel. E abbiamo qui con noi Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Maurizio Gervasoni. Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi è una giornata importante perché esattamente. Perché esattamente appunto viene mostrata alla stampa e attraverso la stampa alla città. Questa acquisizione che la diocesi, che l'archivio della diocesi ha fatto recentemente in occasione della realizzazione anche dell'emblematica maggiore della Fondazione Cariplo, per cui noi realizzeremo la nuova sede dell'archivio e della biblioteca e quindi incominceremo la valorizzazione degli studi archivistici della nostra diocesi. E siccome Caramuel è sicuramente una figura molto significativa della nostra diocesi, sicuramente, ma anche della città, ed è oggetto di studi e di ricerche in tutto il mondo, questa acquisizione rappresenta una importante tappa per questa valorizzazione. Ma diventa anche un'occasione bella per anticipare l'apertura del Museo Diocesano che avverrà quando lo faccio dire a loro. Ecco, i tesori del Duomo, Sì, il museo. il Museo del Tesoro del Duomo verrà aperto a maggio e quindi potremo fare già un'anteprima mostrando la ricollocazione degli arazzi che sono stati donazione del Duca alla diocesi e potrete vederli come anticipo di quello che sarà l'inaugurazione del museo. Grazie mille. Prego. La sala è stata. L'illuminazione non è ancora quella che sarà, nel senso che è questa, però va puntata, va, tutto si dimenerà e si farà un appuntamento apposito, però verrà fatto in queste prossime, non dico ore, ma degli altari laterali che non sono mai stati puliti, quindi, ma quello lo vediamo.